Il Signore sia con voi. Citanie dal Vangelo secondo Marco. Uno vrieme. In quel tempo mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno. Perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità? È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: Questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: Di Cesare. Gesù disse loro: Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio. E rimasero ammirati di lui. Parola del Signore. La parola del Santo Vangelo cancella i nostri peccati. Draga braccio e sestre, cari fratelli e sorelle, nella lettura di questa settimana, prima lettura è del libro di Tobia. Anche se il libro di Tobia viene citato come un libro storico dell'Antico Testamento a causa di diversi dati storici e geografici, come anche le persone storiche che vengono citate lì, lo stesso questo libro questi dati prende in modo più libero rispetto a altri libri di altri libri storici, ed è evidentemente che qui al primo posto non abbiamo la storia, nemmeno i dati storici, ma l'insegnamento che proviene dalla storia. Il libro di Tobia è in realtà la storia di una famiglia nel quale si vuol far vedere come Dio guida non solo gli eventi storici, ma nello stesso momento lui ha cura di ogni famiglia e ricompensa tutti coloro che fanno bene e donano l'elemosina. Il brano che abbiamo letto poco fa, una cosa attira la nostra attenzione, e questa è la cecità. Nella cecità che è capitata a Tobia, lui ringrazia il Signore per tutti i giorni della sua vita. Ed evidentemente che l'uomo che è stato colpito da un grande male, cioè che è diventato cieco e non poteva guardare le bellezze di questo mondo, lui lo stesso ringrazia Dio. Questo in realtà è alla fin fine è sempre la posizione di un giusto della Bibbia. Lui anche nelle prove, logico, non per la prova come tale, ma per i doni che Dio dona, lui continua a ringraziare il Signore e lui non perde la fede nella sua bontà. Tobia che ringrazia il Signore è l'immagine di Gesù Cristo, colui che è all'ultima cena. Lui, figlio di Dio, prima della sua passione ringrazia al Padre Celeste e prende nelle sue mani il pane per donarlo a coloro che sono con lui, donarlo come il corpo donato per ciascuno di loro. Gesù, nella sua passione morta sulla croce, ha riconosciuto il dono del Padre. Dopo questo, cari fratelli e sorelle,
mogućnost. Ogni prova diventa una possibilità. Nuova occasione in unione con tutti coloro che sono in sofferenza. E già per questo è da capire che noi ringraziamo a Dio per i beni che Lui ci dona in tutti i giorni della nostra vita. In un posto, un grande scrittore, Ernest Hemingway, scrisse un pensiero: non pensare quello che non hai, ma pensa cosa tu puoi fare di quello che hai. Spesso anche noi siamo tentati ad avere dispiacere per quello che non abbiamo, quello che magari non possiamo nemmeno avere, dimenticando tanti doni che Dio ci ha donato, tanti doni che abbiamo. Nel Vangelo di oggi, alla domanda dei farisei, Gesù risponde in modo semplice, ma anche in modo molto complesso. È molto chiara la trappola che viene fatta dai suoi nemici. Il momento quando avveniva questo è più o meno poco prima della Pasqua, Domenica delle Palme, perché tutti sono contro i romani. Ponzio Pilato, governatore di Roma, ha messo i suoi soldati in tutta la città per mantenere l'ordine nella città. L'attenzione è chiara, e in più viene un maestro da Galilea. Di lui parla tutta la città. Coloro che sono al potere in lui vedono un grande pericolo. Contro di lui sono gli farisei, Erode, scribi, sadducei, ma in modo particolare grande sinedrio e i sacerdoti. Lui non è ben accetto nella città, perché sua presenza aumenta questa tensione che c'è nella città, perché a tutti i costi vogliono impedire a lui operare. Così li pongono a una trappola. Mi sembra che qui è importante sottolineare la perseveranza con quale Gesù vuole insegnare ai suoi nemici. Scusate voi avversari, è lecito dare le tasse a Cesare, bisogna renderglielo o no? Gesù sa benissimo che è una trappola dopo quale vogliono accusarlo, invece lui non si tira indietro, perché lui sapeva confrontarsi con i suoi avversari consapevolmente, chiaro, determinante, qualche volta anche in modo brusco. Fratelli e sorelle, ci ammira proprio questo, che Gesù ogni volta colpisce al centro, indipendentemente se si tratta della domanda vera o domanda falsa. Perciò lui gli dice: portatemi qui i soldi. E quando hanno portato un denaro a lui, era una prova che anche loro usavano questi soldi, cioè che anche loro usano i soldi come i romani per mercato e per vivere. Questo nello stesso momento significa che coloro che vogliono porre questa trappola a Gesù, anche loro stessi sono inclusi nelle strutture della società che viene imposta dal potere romano, potere pagano. Allora perché non pagare le tasse? Per i motivi religiosi, probabilmente sarebbero la risposta. Invece Gesù vuole sottolineare quanto non sono perseveranti, poi gli chiede
Questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Di Cesare, rispondono loro. Allora se voi accettate Cesare per i bisogni della vostra vita, volete essere perseveranti, allora dovete dare al Cesare quello che appartiene a Cesare, e poi aggiunge è quello che di Dio, datelo a Dio. Perché l'uno non esclude l'altro, anzi al Cesare bisogna dare quello che è di Cesare e a Dio bisogna dare quello che è di Dio, perché una volta per sempre Gesù pone vero rapporto verso potere che è sulla terra e il potere verso Dio che è sopra qualsiasi potere reale terreno. Ciascuno deve e ciascuno dovrà pagare tributo perché si trova da qualche parte. Quello gli piace o non gli piace, dovrà essere così. Qui non si può cambiare niente. Nei rapporti e nelle circostanze di questo mondo sarà così. Perché queste sono leggi di qualsiasi potere e ovunque. Anche se si sa e si sa benissimo che le tasse e i tributi qualche volta sono troppo alti e anche ingiusti, ma lo stesso bisogna pagarli. Noi fedeli ci poniamo la domanda del nostro rapporto verso Dio. Tutti noi siamo creati all'immagine del Signore. Già alle prime pagine della Bibbia viene scritto che Adamo è stato creato all'immagine di Dio. Nostra vita, fratelli e sorelle, ha due lati. Da una parte siamo noi, cioè il nostro volto umano, invece dall'altra parte è Dio stesso. Da una parte noi dobbiamo pagare tributo a Cesare e con i suoi soldi, dall'altra parte noi dobbiamo donare noi stessi al mistero della vita. Questo mistero assoluto di vita noi chiamiamo Dio. Con che cosa possiamo pagare a Dio quello che gli dobbiamo? Cosa noi possiamo dare a Lui? Secondo la parola di Gesù, se già al Cesare paghiamo il tributo, allora dobbiamo pagare anche il tributo a Dio. Nessuno di noi potrà evitare questo. Allora se vogliamo fare questo, il nostro cuore deve aderire a quello che è di Dio, cari fratelli e sorelle, alla sua parola, alla sua grazia, ai suoi sacramenti, ai suoi comandamenti. Allora questa è la nostra paga, la paga con quale paghiamo e doniamo a Dio quello che gli appartiene. Allora tutto sarà a posto giusto. Non dimentichiamo Dio nella nostra vita, non dimentichiamo tutti i doni e le possibilità che Dio ci ha dato. È vero che nella vita noi incontriamo diverse situazioni che non sono proprio logiche, ma in tutte queste situazioni, in tutti i tempi, secondo la parola di Cristo, i cristiani devono contribuire al bene della terra nella quale viviamo, anche quando sono perseguitati. Questi periodi nella storia c'erano tanti. Anche noi abbiamo vissuto in un regime che era tutto ma non positivo verso la fede e verso i credenti, ma lo stesso noi dovevamo lavorare, abbiamo lavorato per il bene di quel regime. San Pietro Apostolo nella sua prima lettera scrive: mettetevi a ogni potere terreno a causa del Signore, poi aggiunge: sottomettetevi come liberi, ma non servendosi con una scusa per vostra malizia, ma come servi di Dio. Per concludere,
la Chiesa e i suoi membri in qualsiasi sistema devono accettare, ma non accettare tutto, perché certe cose non possono essere accettate dai cristiani, ma dobbiamo accettare solo quello che aggiunge al bene comune. Chiaro che questo è difficile, è una cosa molto difficile, ma noi tutto questo accettiamo con lo spirito del Vangelo, come Gesù ci ha insegnato, finché in questo modo noi aggiungiamo al bene della nostra patria e della terra nella quale viviamo. Perciò serve coraggio, coraggio cristiano. È molto spesso anche grande rischio accettare e vivere quello che è per bene dell'uomo e rinunciare a quello che non è per bene dell'uomo, quello che è male, indipendentemente dal sistema nel quale viviamo, indipendentemente dal re e dal padrone. Fratello, se rimane sempre quello che è del re, dai a te quello che è di Dio, datelo a Dio. Amen.